Maradona invece ci dava dentro e dal suo centro, dopo un calcio d'angolo, proponeva per la testa di Corradini il gol del 3-2, dall'inferno dello 0-2 allo strepitoso successo che Diego al microfono di Salvatore Biazzo ha così commentato. Sono molto contento perché il Napoli ha vinto meritatamente, anche se si è avuto uno che oggi ha sbagliato un rigore perché non voglio mettere certo scusa. Maradona ha sbagliato il rigore. No, Maradona ha sbagliato, posso sbagliare, dopo abbiamo vinto una partita che dopo il rigore pensavamo che non la potevamo tirare su mai. Per adesso il pallino lo ha in mano Mauro, che non è solo un esteta ma anche un opportunista e sa approfittare furbescamente degli errori altrui. Morale, senza essere Maradona, l'ex juventino inventa questo gol che imprime alla partita connotati diversi. Nell'intervallo Azeglio Vicini dice: beh, il primo tempo è stato anche abbastanza equilibrato, se si vuol dire. È una partita anche a tattica, con molto impegno, è stato questo bel gol di Mauro. Vediamo la ripresa come va. Presidente, l'abbiamo visto sorridere in tribuna, poi invece forse le notizie che venivano da Perugia poi invece mi hai visto nel secondo tempo e allora come fai? Allegro ancora? No, io penso al Napoli, il Napoli ha vinto bene e questo mi fa piacere. Guerre stellari domenica a Milano? Una partita di calcio, ce ne sono tante di partite, è una partita come un'altra. Come i grandi tenori, Diego prova l'acuto vincente con palla ferma, fallendo per poco il bersaglio. Lui stesso dice come ha fatto a lasciare sbigottito Rampulla un minuto dopo. Prima ho preso la misura, dopo il velo che mi fanno Francini e Cripa, che non lasciano vedere la palla al portiere, per me è fondamentale perché quando la palla passa sopra la barriera il portiere già non può arrivare. Dal gol mancato al gol partita che la Fiorentina ha contestato a Napoli. Gol di Fusi, anche se il gol Pecina appunto negli spogliatoi sosterrà di essere stato spintonato da Maradona. Maradona tra virgolette. Diego è arrivato un po' tardi ieri sera, però mi ha assicurato che stava bene. Di conseguenza io cerco di prendere le decisioni sulla base di quelle che sono le risultanze che i giocatori mi fanno capire e mi danno modo di vedere quando sono con me. Quando non ci sono chiaramente non diventa più un fatto tecnico, quindi non posso interferire più di te. Però veniva uno del Milan con lui, allora ho tentato il pallonetto, fatto gol. Con Diego esultano proprio tutti, anche Carnevale che è rimasto a bordo campo. Napoli primo in classifica, l'Inter ha battuto la Roma. Questo non me l'aspettavo, ero convinto che la Roma facesse il risultato a Milano, comunque è buono per noi. Ma come spesso capita, chi produce molto talvolta raccoglie poco, mentre può accadere anche il contrario. E il Napoli, con il magico Maradona e con l'inesauribile Carnevale, ha offerto la riprova di questa illogica teoria, con un gol che ha lasciato di stucco panchina e i VIP di fede rossonera in tribune, dove osservatore d'eccezione c'era anche Azeglio Vicini. C'è un pubblico caldo, entusiasmante e c'è una spontaneità, una simpatia, una cordialità nei napoletani che è commovente.
ma chi inventa il gol del 2-1 è quel diabolico Careca che alla Mortensen, ricordate l'inglese che nel 48 beffò l'Italia tirando in porta dalla linea di fondo? Bene, sorprende l'essere fatto cervone nella maniera che vedete e che avete visto da altra angolazione. Ma guarda, oggi credo che sia stata una grandissima partita per parte del Napoli, solo che loro hanno fatto un tiro in porta quando noi stavamo facendo praticamente il riscaldamento, l'hanno messo sull'incrocio e si è fatta una partita tutta in salita. Però il Napoli nel primo tempo ha dimostrato di essere più della Roma e nel secondo tempo abbiamo concretizzato in porta. Allora Zola con la maglia numero 10, non è più la maglia di Maradona, è la maglia di Zola, eh? È una cosa esagerata. No, è esageratissimo assolutamente, è già per me un grosso onore aver sostituito momentaneamente Diego in questa partita importante, spero al più presto per il bene del Napoli, per il bene del calcio in generale, che Diego si riprenda, perché tutti quanti noi abbiamo bisogno di lui e quindi ci auguriamo che torni al più presto con noi. Zenga, Zinetti, Zoratti sono gli ultimi nomi dell'elenco incluso nell'almanacco del calcio italiano. Gianfranco Zola, 23enne, sardo, fino ad un anno fa centrocampista della Torres, squadra di C1, non compare. A Moggi è costato 450 milioni, più altrettanti per il riscatto, e fu il primo acquisto del Napoli 89-90. Di lui si disse solo che era meno alto di Maradona, un centimetro, ma che del campione argentino aveva quasi le stesse caratteristiche tecniche. Oggi non ha fatto rimpiangere il grande Diego, fermato ancora dal mal di schiena in panchina e privo di allenamento da 2 settimane. Il profeta De Lorenzo fa 13, azzecca il terzo gol che esalta le qualità del minuscolo centrocampista per il quale i complimenti si sprecano. Dagli altri campi arrivano notizie disastrose, vantaggiose per gli azzurri. C'è appena il tempo di guardarsi in faccia ed il brasiliano con una volata si beve tutta la difesa dell'Inter e consegna agli archivi questo capolavoro che però resterà l'unica perla di una partita che per il Napoli si rivelerà deludente. Il brasiliano ballerà soltanto una volta.